L'ho fatto e adesso partiamo. Siamo arrivati sul campo del nostro cliente, adesso dobbiamo preparare l'attrezzo per essere operativo, per iniziare a lavorare, quindi dobbiamo pulirlo e aprire la livella a sinistra, che durante i trasporti dobbiamo chiuderla. Perché altrimenti chiudendo troppo lo spedo la livella sinistra va a battere sulle ruote e quindi si piega, oltre a rovinare il copertone. Allora, la larghezza mi pare abbastanza giusta, forse da stringere leggermente. Per velocità impostiamo i tre, allora sono già stati impostati in precedenza. L'attrezzo è stato utilizzato da altri prima di me, quindi dovrebbe essere già a posto, comunque adesso lo abbiamo, come dire, il lavoro finale. Diciamo che per essere questo vigneto non sta andando neanche malissimo, perché è da considerare che le viti non sono tirate su dritte, quindi non si può andare, non possiamo andare più vicino alla vite, proprio perché praticamente le viti non sono state tirate su perfettamente dritte vicino al tondino, ma è stata fatta una curva alla base, in molte, non in tutte, che ti obbliga a tenere la bacchetta più distante per evitare di toccare ogni tanto e di far partire viti. E comunque il nostro obiettivo non è far partire viti, tagliarle, perché nel momento in cui la protezione del disco tocca prima la vite della bacchetta, viene tolta, se viene strappata. E niente, alla fine abbiamo parlato troppo presto. È saltata la bacchetta a sinistra e sono dovuto tornare a casa perché ero rimasto senza, dato che di solito non uso questo trattore e allora non l'avevo dietro, non l'avevo neanche attaccato io, non è stata messa. Allora adesso proviamo a vedere qua, dopo sul campo devo controllare se va bene o no. Dovrebbe andare bene lì. La riparazione effettuata, torniamo in campo e vediamo di andare avanti. Abbiamo riparato il danno e adesso stiamo andando avanti. Per adesso non pare a posto. Comunque non so come mai si era rotta la bacchetta, probabilmente era già stata segnata, non so sinceramente io. Comunque è saltata, è andata. E niente, io vado avanti finché non ho finito e noi ci vediamo prossimamente.